Dal 2024 ad oggi nelle carceri italiane si sono registrati ben 36 casi di suicidio. Un bilancio drammatico che riflette una situazione di grande difficoltà di fronte alla quale la sola indignazione non basta. Vanno intraprese al più presto azioni concrete. Le situazioni concrete sono quelle di intervenire direttamente negli istituti penitenziari con iniziative ancorché piccole, ma che siano in grado di alleviare la compressione che ha la dignità della persona. Quindi cercare di ampliare i diritti dei detenuti ad avere rapporti con i propri familiari, cercare di dare più attenzione alla salute dei detenuti, quindi interventi che siano capillari su tanti aspetti della vita penitenziaria che possono contribuire a renderla meno compressiva della situazione del detenuto. Certo è che gli interventi vanno fatti ad ampio respiro, quelli di maggior consistenza, e quindi bisogna trovare soluzioni per garantire maggior accesso alle misure alternative, per garantire una maggiore vivibilità e tutela della dignità della persona all'interno del carcere. Il Comune della Spezia è stato uno tra i primi a livello nazionale ad intraprendere azioni concrete per affrontare il problema dei suicidi in carcere. Abbiamo nominato il garante per i detenuti nel nostro comune, un impegno che porta a un percorso che deve essere riabilitativo di reinserimento nella società, possibilmente tramite il lavoro e quindi la formazione professionale, per evitare di fare ulteriori errori e di quindi tornare in carcere. I problemi che affliggono le carceri sono davvero molti. Affrontarli con efficacia è una priorità anche nel rispetto di quanto prevede la nostra Costituzione. Dignità per i detenuti e dignità per coloro che lavorano quotidianamente all'interno delle carceri. Una carenza di personale storica a cui occorre fare fronte, e perché comunque trovarsi a gestire tante persone con poco personale diventa difficile. C'è un problema di sovraffollamento che non è solo nei numeri, in condividere degli spazi, venire meno dell'intimità. Crediamo che si possano prendere delle misure che possono attenuare le conseguenze negative del vivere in carcere. Un altro tema importante è quello dell'affettività in carcere, che occorre precisarlo, non è solo la sessualità, ma è un incontro affettivo con la propria famiglia, con i propri figli e con il proprio padre. E direi che è nostro interesse, della società intera, che chi in carcere si viva bene, nel senso che non si aggiungano sofferenze a quella che è la limitazione più grande, cioè la privazione della libertà. E questo aspetto è molto importante anche per chi ci lavora. 4 poliziotti penitenziari che si sono tolti la vita in Italia negli ultimi mesi è un numero molto alto, che indica che in carcere si vive e si lavora male. Un semplice nome scritto su un foglio di carta e mostrato in completo silenzio. È stato questo il momento più significativo dell'incontro di questa mattina. Il ricordo di tutti coloro, sia detenuti sia personale di polizia, che si sono tolti la vita.